Dicembre 2001. Sono diventato la persona che sono oggi all'età di 12 anni, in una gelida giornata invernale del 1975. Ricordo il momento preciso. Ero accovacciato dietro un muro di argilla mezzo diroccato e sbirciavo di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. È stato tanto tempo fa. Ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Sono 26 anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto. Oggi me ne rendo conto. Nell'estate del 2001 mi telefonò dal Pakistan il mio amico Rahim Khan. Mi chiese di andarlo a trovare. In piedi, in cucina, il ricevitore incollato all'orecchio, sapevo che in linea non c'era solo Rahim Khan. C'era anche il mio passato di peccati non espiati. Dopo la telefonata andai a fare una passeggiata intorno al lago Sprinkles. Il sole scintillava sull'acqua dove dozzine di barche in miniatura navigavano sospinte da una brezza frizzante. In cielo due aquiloni rossi con lunghe code azzurre volavano sopra i mulini a vento, fianco a fianco, come occhi che osservassero dall'alto San Francisco, la mia città d'adozione. Improvvisamente sentii la voce di Hassan che mi sussurrava: «Per te qualsiasi cosa». Hassan, il cacciatore di aquiloni. Seduto su una panchina, all'ombra di un salice, mi tornò in mente una frase che Rahim Khan aveva detto poco prima di riattaccare, quasi un ripensamento. «Esiste un modo per tornare a essere buoni». Alzai gli occhi verso i due aquiloni. Pensai ad Hassan, a Baba e ad Ali, a Kabul. Pensai alla mia vita fino a quell'inverno del 1975, quando tutto era cambiato e io ero diventato la persona che sono oggi. Questo è l'incipit di un libro famosissimo, di un libro che quando uscì vendette un sacco. Un libro di una storia intensa, è un libro che io non smetterò mai di consigliare, Il cacciatore di aquiloni, di Khaled Hosseini. Vabbè, la mia è un'edizione PM al costo di 17,50 €, ma è un libro bellissimo, veramente una storia commovente, una storia che ti fa riflettere, una storia che parla del passato, delle azioni fatte e non fatte, di quello che è stato detto e soprattutto di quello che non è stato detto e non è stato fatto. Una storia che bisogna leggere, una storia che nonostante parli del passato racconta tanto anche del presente. E la copertina è bellissima, gli occhi di questo bambino restano comunque occhi di speranza. Bello. Non l'hai ancora letto? Cosa aspetti? Io te lo linko qui sotto, mi raccomando. Vai a sbirciare bene la trama se non sai di cosa ti ho parlato e provvedi subito. Un bacione, alla prossima. Ciao!